È stata una partita dove abbiamo fatto praticamente tutto noi, perché siamo partiti forti, il primo quarto d'ora abbiamo fatto tantissimo, li abbiamo messi in grossissime difficoltà. Poi nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi di continuare a giocare e chiudere la gara, perché poi queste sono partite che se non le chiudi, come abbiamo avuto le occasioni per farlo, con qualche palla inattiva, e loro sfruttano molto la fisicità, soprattutto dei centrali difensivi e delle punte, ci potevano creare dei problemi come in alcune circostanze ce l'hanno fatto. Però ritengo che alla fine l'unico rammarico, più che rammarico, l'unica nota diciamo non positiva è quella che ho detto ai ragazzi: la prossima volta dobbiamo maturare, soprattutto nel chiudere questa gara. Quando ti mancano poi tre fedine fondamentali come Danna, Ferreira e Danmacco, è chiaro che fai giocare di punta. Damos oggi ha fatto tantissimo ed è stata una veramente, negli ultimi 30 metri ha messo in difficoltà la loro difesa. Infatti mi sembra che 2 su 3 erano stati già ammoniti, quindi ha fatto tantissimo. È chiaro che quando poi ti manca D'Ambros e giochi davanti con Cilic e Gentile, qualcosa la paghi, perché anche nel tener palla non sono delle punte, sono dei giocatori adattati, fanno quello che insomma riescono a fare, ma alla fine non hanno le condizioni o le caratteristiche per tenere palla e di chiudere la gara. Però anche non essere in quelle condizioni, alla fine loro l'hanno fatto. Però è chiaro, è una cosa avere punti di ruolo come Danna, Ferreira, Danmacco, e una cosa avere anche questi ragazzi che si sono sacrificati oggi. Ma loro ci potevano, ripeto, se analizzare proprio la squadra del Matera, sapevamo tutte le giocate loro memorizzate, le sapevamo tutte, e ripeto, ci potevano mettere in difficoltà, anche se la mia difesa oggi ha fatto una grande gara anche sulle palle inattive. Però sai, ti capita che vinci il contrasto uno contro uno, il duello uno contro uno, e possono far gol, e quindi poi ricominci tutto da capo. Quando potevamo benissimo gestire meglio il possesso palla, forse si è avuto anche un pizzico di, non dico di paura, però sai, quando non chiudi la gara devi essere bravo a non subire, ma non subire praticamente nulla. Noi, ripeto, abbiamo commesso forse qualche errore nel concedere un paio di palle inattive che potevamo anche evitare. E quello che si è chiesto anche all'inizio della partita ai ragazzi, io ho detto che loro sono molto fisici e quindi ci potevano creare qualche problema. Però ripeto, a parte qualche palla inattiva, io non ritengo che insomma il Matera abbia, anche nel primo tempo non abbia fatto praticamente nulla. Diciamo che molto probabilmente recupereremo Danna e Danmacco. Però forse anche Ferreira gli concediamo altri 3-4 giorni, Ferreira lo recuperiamo domenica col Bitonto, quindi spero insomma di recuperarli tutti e tre nell'arco di domenica. Ma i punti si perdono ovunque, noi abbiamo fatto, o meglio non abbiamo fatto 3-4 partite, noi diciamo che la squadra in casa ha sempre dimostrato di saperci fare, perché insomma su 4 gare abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, che io ritengo con la Paganese meritavamo anche di vincere. Quindi è solo fuori casa a volte non ci siamo ritrovati. All'inizio non eravamo una squadra, io lo ammetto, l'ho sempre detto, però ho sempre detto che questa è una squadra che ha bisogno di inlare 2-3 vittorie consecutivi, e poi quelle vittorie consecutive alla fine possono portare ad avere un'autostima diciamo migliore, e allenarsi anche durante la settimana nelle migliori condizioni. Io sono fiducioso di questo gruppo, ripeto, aspetto che rientrino le 3 punte, perché tutti quanti so che possono dare ancora qualcosa in più. Domenica abbiamo dimostrato ad Altamura, abbiamo vinto su un campo difficilissimo, oggi abbiamo giocato contro una squadra che, se guardiamo la rosa di questa squadra, ha giocatori importanti, perché il Matera punta ad un campionato di vertice, quindi noi anche in queste difficoltà abbiamo vinto, e questa è una cosa importante. Insomma, vincere in difficoltà, vincere con una rosa striminzita, con quasi tutti gli under in panchina, quindi bisogna dire grazie a questi ragazzi. Adesso abbiamo una settimana intensa, abbiamo 2 partite difficilissime, soprattutto quella di Martina mercoledì e poi domenica col Bitonto, però da stasera i ragazzi sono concentrati per Martina. Ma guarda, a noi ci manca, diciamo francamente, anche se abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, però non è il discorso del campo, del manto. A noi ci manca lo stadio nostro, ci manca gli spalti gremiti, ci manca lo stadio, perché poi ti alleni fuori sempre a Galatone, giochi a mattino,
contatto con la nostra tifoseria a Nardò non ce l'abbiamo per niente, il nostro campo è un fortino per noi, però grazie anche, ripeto, noi non stiamo guardando niente, ci stiamo allenando benissimo e poi domenica affrontiamo queste gare come se fossero delle finali. Non ci facciamo caso, però diciamo francamente abbiamo bisogno del nostro campo, spero che l'amministrazione comunale ci dia il campo quanto prima, perché vogliamo vedere quegli spalti gremiti come l'abbiamo fatto l'anno scorso, soprattutto nella semifinale di Coppa.